Già sindaco di Atri in due mandati e mezzo tra il 93 e il 2006, vicepresidente della provincia di Teramo dal 99 al 2004 e assessore provinciale al lavoro dal 2004 al 2006, Paolo Basilico si rimette in gioco entrando a far parte di Abruzzo in Azione, ricoprendo il ruolo di capogruppo al Consiglio Comunale di Atri. L'ingresso nel partito di Carlo Calenda, annunciato nei giorni scorsi in una conferenza stampa nella sala consiliare del comune, alla presenza del coordinatore regionale di Azione Giulio Sottanelli, del sindaco di Roseto Mario Nugnes e del coordinatore di Atri in Azione Michele Capanna Piscè. Parlare con la gente, a sentire, ad ascoltare. Questo è il ruolo, io l'ho fatto sempre, sia quando lo ricordava lei, ero sindaco di Atri, sia quando sono stato vicepresidente della provincia. Cioè, ho cercato sempre il dialogo, ho cercato cioè sempre di ascoltare le esigenze, perché oggi questa è la politica, questo manca oggi, manca dai livelli più bassi ai livelli più alti. Se si torna a fare politica con la gente, sicuramente ci sarà più affezione. Se oggi il 40% di persone non va a votare, un motivo c'è. C'è perché? Perché tutto si decide dall'alto e oggi penso che la gente non può essere considerata più come un numero, ma come persona fisica, e come persona fisica l'intelligenza. Avendo l'intelligenza il politico lo deve ascoltare. Il neosindaco di Roseto Nugnes ha augurato un buon lavoro a Basilico, certo che potrà svolgere un'intensa attività propositiva per il bene di Atri, anche se all'opposizione, mentre il coordinatore cittadino Capanna Piscea ha parlato di figura di prestigio e riferimento per un gruppo molto attivo ad Atri già da più di un anno. Il coordinatore regionale Sottanelli, nell'esprimere soddisfazione per aver tra le fila del partito soprattutto un amico, ha annunciato la presentazione di una terza lista alternativa al sovranismo del centrodestra e alla presenza dei 5 Stelle nel centro-sinistra alle prossime provinciali di Teramo. Abbiamo deciso di partecipare alle elezioni per il rinnovo dei soli consiglieri provinciali qui in provincia di Teramo con una lista Renew che appunto è il gruppo parlamentare europeo dove Carlo Calenda ha aderito dopo che i socialisti hanno aperto il Movimento 5 Stelle, e quindi in provincia di Teramo abbiamo deciso di dare vita a questa lista che, oltre ai rappresentanti di Azione, ci sono anche altre personalità, altri consiglieri comunali che si sono candidati, che magari sono e rappresentano il civismo nella nostra provincia.